Vero. Ciao Monia, come stai? Bene, grazie. E tu? Si lotta per questa sovranità che sembra un po' lontana. Troppo lontana ancora. Senti, questa Europa, secondo te, si può sistemare oppure va rifatta da capo? Ti faccio una domanda semplice ma enorme. Esatto, stavo dicendo. Cioè, la domanda è sintetica, ma il contenuto è abbastanza articolato. Scusami, ti sei adoperata a scrivere un libro in questo senso, quindi... Esatto, è per quello che ti ho detto che la risposta è un pochino articolata. Cercando di sintetizzare molto, sono convinta che risistemare una casa con le fondamenta che sono totalmente minate e compromesse non ha senso. Ovvero cercare di tamponare in un qualche modo una struttura, quella attuale, quella europea attuale, all'interno della quale ci hanno portato, addirittura con il segreto di Stato, fra l'altro, e per inseguire interessi, come ben dichiarato già nel 1947 da Will Clayton, uomo chiave del piano Marshall, appunto struttura europea voluta per interessi del mercato statunitense, insomma, la vedo molto molto dura. Vedo un tentativo un po' di stuccare delle crepe, ma tenendo presente che praticamente dal tetto entra acqua e che alla prima leggerissima scossa l'intero edificio rischia di implodere totalmente. Io sarei piuttosto per utilizzare quella stessa terra che tutto sommato ci accomuna per costruire un nuovo edificio dalle solide fondamenta. Allora, una domanda leggermente più tecnica. La Costituzione europea mi sembra che non preveda un piano d'uscita, cioè uno può entrare nel sistema Europa, ma sembrerebbe che non sia stato previsto, se non in maniera molto artificiosa, il sistema d'uscita. Quindi o questa Europa proprio si rompe tutta, oppure come è pensabile secondo te l'uscita ad uno delle nazioni? Allora, credo che siano necessarie un paio di premesse che poi sono anche elementi chiarificatori. Il primo è che la Costituzione europea è stata fatta rientrare, una volta fatta uscire dalla porta con la bocciatura a due referendum, è stata fatta rientrare dalla finestra sotto nome del Trattato di Lisbona. Ed imposto chiaramente. Trattato di Lisbona che oggettivamente prevede ad un articolo la cosiddetta facoltà di recesso dall'Unione Europea. Una facoltà di recesso che si dice in maniera molto generica è possibile realizzare attraverso un periodo di negoziato che appunto ne stabilisca le modalità e quant'altro, e che come dire tutto, come dire nulla, poi dipende dai diversi ordinamenti nazionali. Per quanto riguarda l'Italia il percorso è veramente estremamente in salita perché non è proprio prevista la possibilità, ma detto questo, è altrettanto vero che ogni singolo trattato, così come ogni risoluzione, così come ogni atto, così come ogni accordo internazionale, viene siglato per volontà politica, politica ben precisa. E quindi anche per invertire rotta serve una volontà politica ben precisa. E qui il secondo passaggio chiarificatore. Uno dice, beh, allora è facilissimo, basta semplicemente che ci siano al governo delle persone, nazionale come europeo, delle persone con un po' di sale in zucca che dicano finalmente usciamocene da questa Europa. Ahimè, abbiamo visto come le elite politiche in un qualche modo, in un sistema che solo apparentemente democratico, mentre invece è una vera e propria dittatura di carattere mediatico, TV, giornali, radio, ma anche politico, con una sorta di pensiero unico che apparentemente ha sfaccettature diverse, che si diverte a litigare in televisione, ma poi, come dire, una trattativa, un accordo lo trova sempre, ebbene è pressoché impossibile come percorso da delinearsi nel breve periodo, a meno che non ci siano degli stravolgimenti importanti. E qui alcune cose che debbono essere tenute in considerazione. Evento numero uno. Il 22 settembre di questo mese vota la Germania.
La Merkel ha sicuramente... la Merkel ha sicuramente condotto una campagna molto intelligente, cercando veramente di spendersi al massimo, quindi le variabili in gioco sono tantissime e il risultato non è per nulla scontato. Ma se in un qualche modo dovesse prevalere o avere un buon risultato il cosiddetto partito di alternativa o euroscettico, tanto per intenderci, beh, non è escluso, e questo lo sostengono anche degli economisti tedeschi che ho avuto modo di sentire, non è escluso che la Germania dica di uscirsene per prima dall'eurozona, tenuto conto che fra la propria popolazione è diffuso il malcontento relativo al fatto che la Germania ha pagato un caro prezzo, Germania intendendo la popolazione, i cittadini, i lavoratori, ha pagato un caro prezzo per permanere all'interno di questa unione monetaria. Quindi c'è intanto questa cosa da tenere in considerazione. Io sono un po' scettica su questa eventualità, però ci sono fiorfiori di studiosi, di esperti, di analisti che sostengono che una invece delle opzioni presenti sul tavolo. L'altra cosa, non ma proprio posso, rilevante, certo. una piccola, loro pensano che l'Europa, cioè che tutte le altre nazioni si dovevano allineare al loro modello, no? Al modello tedesco, tant'è vero che l'euro sì. viene considerato un marco mascherato. E loro dicono, tu prima dicevi di un prezzo pagato, loro il primo prezzo l'hanno pagato quando si è unificata la Germania. Il problema, l'est come la Germania e l'ovest, il problema è che poi questo prezzo l'hanno scaricato su tutti gli altri. Ma la cosa strana, certo. Qui vorrei conferma da te, è che parte del popolo tedesco penso che la colpa sia degli altri, quando invece non è proprio così, insomma, perché tu, Germania, sta imponendo un modello che non potrà mai calzare per la Grecia, per l'Italia, per la Spagna, eccetera, eccetera. No, va bene, rispondimi intanto su questo. Sì, sono assolutamente d'accordo, nel senso che nonostante le dichiarazioni di Romano Prodi, ci sono ancora i video in rete, che insomma sono come dire un po' di bocca e di seno sfuggite, perché non credo che avrebbe facilmente ammesso una cosa di questo tipo se fosse stato, come dire, lucido. Nonostante le dichiarazioni appunto di Prodi tese a dimostrare che l'euro è servito per ricompensare in un qualche modo la Germania degli sforzi dell'unificazione, ripeto, è Prodi che sostiene questo, di fatto la Germania in seguito all'unificazione e all'ingresso nell'eurozona, quindi a partire da Maastricht, poi con il sistema europeo di banche centrali e con la Banca Centrale Europea, la Germania ha immediatamente lanciato una sfida alla competitività, in realtà anticipando delle misure di austerity che hanno pagato caro prezzo i cittadini tedeschi, ma è stata una scelta politica ben precisa della Germania, mentre invece i cittadini tedeschi hanno avuto la sensazione e hanno questa percezione, tra virgolette, falsata, che la responsabile di tutto è questa Unione Europea e questo euro. Quindi c'è, come dire, una sorta di doppio binario che in un qualche modo corre parallelo, di un governo tedesco che ha imposto sacrifici ai propri cittadini sin da subito, pensiamo ai mini job, alle nuove forme contrattuali, alla riduzione di salari e stipendi, nonostante chiaramente si parla di cifre enormemente più elevate di quelle italiane, ma abituati ad un certo livello, vedersi decurtare, ecco, la propria busta paga, è chiaro che ha lasciato un profondo malcontento nei lavoratori. A tal proposito, ieri, ma io volevo intervistare prima te, e questo sei tu che non hai, mi hai rimandato l'intervista. Mi spiace. Ieri ho intervistato Antonio Maria Rinaldi, che è un economista dell'Università di Pescara, che ha scritto un libro, Europa Caput. L'argomento più o meno è quello. E siccome tu proprio adesso hai parlato di costo del lavoro, mini contratti, quindi tutta la distruzione di quello che era il lavoro, di quello che erano anni e anni di lavoro sindacale per arrivare a uno status di lavoro, no? Adesso praticamente si è liquefatto tutto, tutti i diritti che sono stati acquistati in 60 anni li hanno distrutti in 2-3 anni. Allora io gli facevo una domanda, che mi fa piacere che economisti di un certo tipo, laureati alla LUISS, arrivino a dire
cose che noi poveri umani riusciamo a dire, insomma, in altra maniera. Povero umano era riferito a me, naturalmente. Anche a me, tranquillo. No, ma io gli ho fatto questa domanda che rivolgo anche a te. Perché il costo si deve sempre incidere sul costo del lavoro e mai sul costo del denaro? Anche questa semplice domanda, va, prego. È una domanda semplice che in realtà può avere una risposta altrettanto semplice anche per i non tecnici o i non addetti ai lavori. Perché per come è concepita non solo questa Unione Europea Monetaria, non solo questa Unione Europea, basti pensare alle normative da Bolkestein a quant'altro, ma per come è strutturato l'intero sistema finanziario internazionale, le leve che sono rimaste nelle mani di paesi senza moneta sovrana e con una moneta debito sono veramente ridottissime e pochissime, per cui si agisce più facilmente attraverso un falce che si abbatte, una mannaia, una scure che si abbatte dal punto di vista del costo del lavoro, anche per rispondere ad una sorta di competizione globale che è scattata, come dire, capeggiata da dei paesi dove la manodopera ha veramente un costo irrisorio, manodopera che può essere anche più o meno qualificata, ma che comunque ha un costo irrisorio, con diritti e tutele per i lavoratori di carattere pressoché inesistente, quando non, ecco, sotto forme e condizioni di lavoro anche di carattere schiavista, diciamo le cose come stanno. Ebbene, c'è stata questa rincorsa a livello proprio di globalizzazione per un mercato del lavoro che ha sempre meno valore, deve costare sempre meno, quindi anche una abbattimento del valore della persona, potenzialità, capacità, operosità, intelletto, eccetera, ma soprattutto la tendenza generale di questa grande finanza internazionale, delle sue diramazioni oggettive, quindi aziende multinazionali, ma anche imprese, grandi imprese, che hanno deciso di incidere sul costo del lavoro piuttosto che sul costo del denaro. Il denaro non si tocca. Toccare il denaro, incidere sul costo del denaro, significa ledere gli interessi dei grandi imperi finanziari, ledere gli interessi delle grandi banche, insomma, alla fin fine lì arriviamo. Adesso, sempre per rimanere in tema Europa, poi ti voglio portare su un territorio un po' minato, però rimaniamo sull'Europa. Se vuoi che raccontiamo sempre il signoraggio, basta, ormai ce l'abbiamo fuori. È vero, oramai sì. Fuori dalle orecchie. Come vedi? Cioè, l'Europa praticamente politica non esiste, non è mai esistita. No. Hanno forzato, come diceva ieri il professor Rinaldi, hanno forzato con il piano di un certo Funk, un tedesco, una moneta generale, con la moneta hanno cercato di fare l'unione politica. Di fatto con la moneta hanno strizzato i popoli, l'unione politica non c'era, non c'è e probabilmente non ci sarà mai. Anche perché lo stiamo vedendo di fronte a due realtà di cui tu vorrei che tu mi esponessi il tuo pensiero. La prima realtà è l'Ungheria, la seconda realtà è la Siria. Prendiamo prima la Siria. Abbiamo posizioni diverse. L'Inghilterra si è lavata le mani, probabilmente dopo la figuraccia, volevo usare un termine ma non... La figuraccia fatta in Iraq dove non c'erano le armi, Blair... Adesso dice, esatto. non la voglio rifare in Siria. La Francia, Hollande, il solito tappetino scendiletto per l'America, l'Italia è lì se fare scendiletto o no. Come vedi la posizione dell'Europa, dell'Italia e anche quello che sta succedendo in Siria? Allora, fondamentalmente parto dalla situazione europea, cioè qual è il ruolo e la funzione di questa Europa. Non esiste una politica estera europea, non esiste una politica che in un qualche modo accorpi i vari paesi membri. D'altra parte, già nel piano Pierre Werner del 1970, l'Europa veniva quando ancora la comunità europea era solo 6 membri, l'Europa veniva concepita come percorso
destinato ad avere come obiettivo finale una moneta unica, e quindi non un'Europa politica, non un'Europa dei popoli, non un soggetto quindi che in un qualche modo costituisse un polo che potesse rapportarsi, fare da contrappeso, interagire con altri blocchi o con altri paesi a livello internazionale. Quindi questa è la prima considerazione. Di fatto quindi l'Unione Europea è la grande assente nei confronti della Siria, mentre invece ci sono posizioni sfumate, variegate di diversi paesi membri. C'è chi gioca in sordina, come è il caso della Grecia, che ha immediatamente autorizzato per gli Stati Uniti l'utilizzo delle proprie basi su Creta per le operazioni militari. Quindi, come dire, più realista del re. Scusami, autorizzate? Sì, è ovviamente un eufemismo. La Grecia sta sentita. È come dire... Esatto, indubbiamente sì, e non poteva che essere così. Hanno autorizzato, va bene, dai. Formalmente anche l'Italia ha autorizzato l'utilizzo delle basi quando è stato il momento di bombardare la Libia, cioè sono quelle procedure, come dire, di facciata che in realtà consentono ai veri padroni che occupano i nostri paesi, che occupano il nostro territorio, di poter agire indiscriminatamente. Questa è una prima considerazione, però diciamo che formalmente c'è una presa di posizione anche politica, se vogliamo, in questo caso da parte della Grecia. L'Italia, come dire, è un po' una banderuola, cioè secondo di quello che il vento dominante della giornata piega più da una parte o piega più dall'altra, quindi sta attendendo il richiamo del padrone in sostanza. Ma la Francia, scusami, adesso è distratta perché c'è sto Berlusconi che disturba, insomma, non si vuole togliere. Cioè noi italiani siamo stati capaci, noi italiani, ovviamente è un discorso generico che andrebbe, come dire, fatto a fettine e differenziato, però parlo della massa, il popolo bue, permettetemi il termine, però noi italiani siamo stati capaci di spendere dei mesi durante tutto il periodo estivo, non solo tardo primaverile ed estivo, a parlare del sesso degli angeli, ovvero a parlare di Berlusconi, della sua sentenza, di quello che sarebbe stato l'orientamento della giunta a procedere e quant'altro, quando abbiamo un paese... Posso essere cattivo? Sì. Me lo permetti? Lo dovresti dire ai tuoi ex amici, però. Guarda, è come acqua su marmo, da questo punto di vista posso essere molto più cattiva io, credimi, che li conosco bene, quindi... No, guarda, è un dato oggettivo, di fatto. Noi siamo riusciti a passare mesi a parlare di Berlusconi quando abbiamo un paese che è allo sfascio. È affondato, non è che sta affondando, siamo proprio messi alla disperazione. Ci sarebbe stata un'urgenza, un'emergenza di intervenire invece praticamente, ma in tutti i settori, non solo per l'occupazione, non solo e soprattutto per le imprese, ma per i pensionati, per la sanità, per l'istruzione. Invece chi se ne frega, c'è la priorità della legge elettorale, qualche riforma costituzionale che sia, come dire, comoda a qualcuno, e c'è lo spauracchio Berlusconi. Meno male che c'è, viene da dire, perché appunto con il tipo di proposte e di strutture programmatiche che hanno i miei ex amici, i miei ex compagni, ci sarebbe, come dire, il vuoto assoluto che viene ricreato, come avviene in fisica con i macchinari. In quel caso lì invece è naturale, perché non c'è altro, se non c'è Berlusconi c'è il vuoto assoluto. Quindi non è una, come dire, una cattiveria, ma è una constatazione da parte tua, più che oggettiva. No, più che altro perché se no poi chi ci ascolta si annoia, allora ogni tanto bisogna infilare qualche cosa. Qualcosa di un pochino più pepato. Invece alla Siria. Stavi dicendo che l'Italia, la posizione dell'Italia è ondivaga secondo chi c'è a gestire le cose. Relativamente ondivaga. Perché nonostante, come dire, quelle che io considero sceneggiate della Bonino piuttosto che di Letta a seconda dei diversi tipi di palcoscenico, di fatto noi abbiamo il nostro territorio che è occupato con delle basi militari che sono statunitensi, oltre a quelle NATO, oltre eccetera. Ma gli americani sul loro territorio, perché loro lo considerano quello delle basi, fanno quello che vogliono, e quindi non a caso Sigonella ha già un livello di allarme molto più elevato, praticamente l'intera struttura è precettata. Non è che stanno a chiedere il permesso.
Tra parentesi, adesso mi trovo in Sicilia, sto a 50 chilometri io. Ah dai, ecco, vedi, quindi sei, sei sul pezzo, sei sul pezzo, quindi. No, quindi dicevo, è tutto molto relativo, è chiaro che, prima dicevo, attende la voce del padrone, se il padrone decide che la cosa si fa, l'Italia c'è, non è mai venuto meno da questo punto di vista, ahimè, l'abbiamo visto, torno a ripetere, visto che è un caso molto recente, anche con l'atrocità fatta nei confronti della Libia, e adesso con la Siria, ancora... Assolutamente. Adesso con la Siria stiamo facendo lo stesso gioco, al punto tale del vedere, come dire, il rimpallo, il balzello, le giravolte e i tuffi carpiati, anzi doppio carpiato mortale che fa l'ostaggio recentemente liberato Quirico, dove praticamente prima fornisce una versione che coincide fra l'altro con quello dell'altra. Non so se l'hai già visto sul nostro canale. Però io ho rubato un pezzetto in cui lui scende dall'aereo e si vede la Bonino attaccata a visto. E a un certo punto all'ultima domanda risponde lei per lui e se lo porta via. Tipico di chi dice, prima che dai una versione la confronti con te. Ci penso io, esatto. Esattamente, esattamente, no, ma chi sia stato imboccato questo è palese, ahimè, cioè è stato ben evidente. E quindi figuriamoci, se già a livello di versioni, se già a livello dobbiamo in un qualche modo adattare il tiro per compiacere ai soliti noti, beh, figuriamoci cosa accade se gli Stati Uniti fanno così nei confronti dell'Italia. Quindi l'atteggiamento è di nuovo un atteggiamento da colonia degli Stati Uniti, o per meglio dire di Israele, perché se c'è un'altra realtà che rimane defilata, ma ha lanciato il sasso per poi nascondere la mano, ecco, questo è proprio Israele. Tant'è che c'è lo stesso Gilad Atzmon che praticamente dice che l'AIPAC negli Stati Uniti è una delle realtà che sta maggiormente premendo per questo attacco nei confronti di un nemico che era già delineato, e non giriamoci attorno, addirittura alla fine degli anni 90, di inizio 2000, nei vari documenti programmatici strategici della difesa degli Stati Uniti, dal PNAC per poi arrivare fino alle dichiarazioni di vertici militari del Dipartimento statunitense che appunto dicevano dobbiamo per forza attaccare, ed elencavano una serie di paesi dove finora appunto, come dire, le hanno imbroccate tutte, perché esatto, dall'Afghanistan all'Iraq, c'era la Libia, e specificavano che l'asse dovrebbe essere appunto esteso anche alla Siria e poi all'Iran, come dire, tutto come previsto, ahimè e purtroppo. E ancora una volta l'Italia da questo punto di vista non riesce proprio a perdere occasione per allinearsi con chi va ad invadere e ad opprimere un paese sovrano. Questa è una vergogna. Sei stata grandiosa, ma non è finito, ancora ti devo torturare con un po' di domande. Non è una tortura, è un piacere, dai. Mettiti in serbo quella sull'Ungheria. Obama. Sì? Secondo alcuni del nostro gruppo, Giorgio Vitali, per citartene uno, l'hanno incastrato per benino, nel senso che appena eletto gli hanno fatto vincere tra virgolette il premio Nobel per la pace, cioè siamo nella schizofrenia più totale, non so come chiamarla, ma è una schizofrenia sociale. La schizofrenia è una malattia personale, ma questa è una schizofrenia sociale. E ora praticamente lo stanno, tra virgolette, costringendo, io non so se lui ci crede a quello che dice, no? Quando dice ci sono 1000 persone gasate, 100.000, no? Prima ha detto 1000, poi ha detto 100.000, di cui io dico, ma tutti quelli che ha ammazzato l'America direttamente e indirettamente, uno che cosa avrebbe dovuto fare all'America? Ma così, lasciamo stare. Cioè, come vedi Obama in questo momento? Beh, c'è una sua dichiarazione, adesso non mi ricordo qual è il giornale che lo riporta, se è Arez o se è un altro giornale, dovrei verificare, però l'ho letto ieri, c'è una sua dichiarazione che viene ripescata, dove Obama dice, ve l'avevo detto che non ero adatto al premio Nobel per la pace.
Se lo dice lui, voglio dire. Non lo sapevo. Lo confesso. Sì, c'è questa cosa. Poi magari ti giro il link. C'è questa sua dichiarazione, per cui, come dire, le ho confesso, quindi una sorta di io do questo tipo di lettura che poi può essere sbagliata, ma chiaramente basata su una percezione, quindi non su una serie di fatti oggettivi, quelli al di là dei diretti protagonisti diventa difficile poterli conoscere oggettivamente, ma la percezione è indubbiamente il premio Nobel per la pace gli è stato dato perché doveva rappresentare immediatamente il cambiamento che aveva propagandato fra l'altro per tutta la propria campagna elettorale, quindi una prima persona di colore che arriva alla Casa Bianca, che porta questa ventata di rinnovamento, quindi questa attenzione, ha un nome fra virgolette musulmano e quindi una sorta di portoni spalancati un po' per tutti. Non so se ricordi ad esempio il discorso fatto al Cairo poco dopo l'insediamento, dove doveva essere rivoluzionario, cioè mi piacerebbe sapere rispetto a quelle parole che fine ha fatto Obama, ovviamente è una domanda retorica. Di fatto però il premio Nobel è servito per costruire, alimentare ancora di più e ufficialmente, formalmente, questa immagine di cambiamento e di rinnovamento e di rottura con il passato. Ovvero, dopo un presidente guerrafondaio, oggi è amarissimo doverlo dire, dopo un presidente guerrafondaio arrivava il premio Nobel per la pace. Ora di quel premio Nobel per la pace abbiamo visto che cosa è rimasto. L'abbiamo visto per come si è comportato in Libia, l'abbiamo visto per come si sta comportando nei confronti dell'Iran, l'abbiamo visto per questa sete di guerra ad ogni costo che lo sta spingendo verso un attacco illegittimo, illecito e assurdo, inconcepibile nei confronti della Siria. Sì, io ci vedo, tu sai che noi siamo un po' fissati con la programmazione mentale, con la manipolazione, sì, eccetera, eccetera, ma perché se non sveli certe chiavi di manipolazione, la gente non ci crederà mai. Se io intanto ti comincio a dire che lui è buono e te lo dico subito, poi per smontare l'idea che lui è buono, ce ne vuole. Esattamente. Ma poi, sì. Tu parlavi di immagine, no? Del cambiamento, dell'America, della democrazia, perché poi arriverò a una domanda abbastanza minata. Ma io dico, l'America che... No, non ti preoccupare, tu riuscirai a sentire questa. L'America che si fa paladina di giustizia, paladina di... Non c'è un film in cui non c'è un tribunale, un film americano in cui c'è questo diritto portato fino alla noia, prendi Bin Laden, che era il più ricercato del mondo secondo loro, e me lo giustizi sull'elicottero e lo butti in mare. Se c'è qualcosa che non torna, voglio dire, proprio sotto l'aspetto mediatico, o sbaglio? Assolutamente sì, quello è stato un autogol clamoroso, cioè il tentativo di arrampicarsi sugli specchi più plateale possibile, e tuttavia nonostante ciò, grazie a quella sorta di anestesi generale a cui sono sottoposte le menti che sono manipolate dalla televisione, si finisce per credere anche che gli Stati Uniti abbiano catturato Bin Laden, che l'abbiano ucciso e che l'abbiano buttato in mare anziché, come dire, portarselo fra virgolette negli Stati Uniti per fargli avere un processo o eventualmente anche per condannarlo a morte in base alle leggi vigenti ancora in diversi stati, appunto a stelle e strisce. Magari hanno fatto sparire ma magari fargli una domanda, una: perché hai buttato sulle torri gemelle? Senti, ancora una domanda sulla Siria: come vedi la posizione di Putin in questo momento riguardo alla Siria? Ma finora devo dire che Putin ha saputo essere una sorta di contraltare, sia per quanto riguarda l'atteggiamento tenuto insieme alla Cina a livello di consiglio di sicurezza, sia per quanto riguarda in generale il fornire controprove, il cercare di smantellare il castello di carte, comunque pericolosissimo, ma comunque un castello di carte messo in piedi dagli Stati Uniti e dai paesi cosiddetti allineati di questo colosso globale. C'è
come dire, una posizione abbastanza di forza che io mi auguro possa essere mantenuta, ma c'è anche il tentativo in un qualche modo di tenersi, fra virgolette, buona la comunità internazionale. Quindi è un gioco estremamente delicato, fatto di pesi, di contrappesi, una posizione forte, decisa quella della Russia, ma giocata comunque tenuto conto di tanti equilibri, di tanti dettagli, di tanti particolari. D'altra parte, se è la diplomazia a dover parlare, come insomma sarebbe mio auspicio, al posto delle armi, è anche giusto che sia così. È sempre un gioco molto delicato, molto particolare, da questo punto di vista nulla ci deve stupire, ma mi auguro che possa reggere ancora una posizione ferma di sostegno nei confronti di Assad, ma soprattutto una posizione ferma nei confronti di quella che è una giustizia anche internazionale, dal punto di vista del diritto internazionale. La guerra si farà o non si farà? Secca questa, no? Guarda, ti risponderei 50 e 50. Beh, ovviamente al mio cuore direi immediatamente non si fa. Non si fa, non si deve fare, una violazione del diritto internazionale è costruita su un abuso tal quale quello del 2003 con l'Iraq e con la costruzione delle prove di cui fra l'altro aveva parlato anche in maniera molto dettagliata Scott Ritter, che era stato statunitense inviato come commissione ONU proprio per verificare la presenza di queste armi chimiche mai trovate nell'Iraq. E quindi stesso discorso vale per la Siria. Ho l'impressione che si stia assistendo allo scontro fra due blocchi anche interni allo stesso schieramento israeliano, detto proprio fuori dai denti, falchi e colombe che si stanno combattendo all'ultima beccata. Gli interessi statunitensi sono tali per cui credo che comunque anche un attacco di portata ridotta ci possa essere. Il classico, come dire, la classica puntura di zanzara, in realtà non un qualcosa che possa portare al rovesciamento del governo democraticamente eletto da Bashar al-Assad, ma che possa comunque, come dire, impoverire ulteriormente un paese già piegato comunque da questi oltre 2 anni e mezzo di stillicidio continuo condotto attraverso dei sedicenti ribelli che altro non sono se non terroristi armati dalla CIA, dagli Stati Uniti e finanziati anche ad esempio da noi stessi, quindi i nostri soldi italiani, dei contribuenti italiani che vanno a finire nell'armamento di personaggi, di terroristi veri e propri che stanno spargendo sangue in un paese appunto sovrano. Perfetto, torniamo all'Europa, Ungheria, cosa sta succedendo e soprattutto perché non esce una parola o una sui media? Parlare adesso di un paese, come dire, che dimostra di avere gli attributi, mi si passi l'espressione, e che in un qualche modo tiene la spina dorsale dritta rispetto ai grandi poteri che stanno giocando all'interno di queste istituzioni dittatoriali europee, è in un qualche modo dare la possibilità, è come dare un cricco sulla prima pedina del domino, come dare la possibilità per tutta una serie di altri paesi di poter reagire. Però anche qui invito sempre a fare molta attenzione, perché spesso capita in rete che ci siano notizie vere, importanti, che debbono essere riportate, che dovrebbero essere di conseguenza anche citate dai media mainstream, tanto per intenderci, e che invece vengono taciute, che improvvisamente si mescolano, si incistano su delle mistificazioni o su delle falsità. E talvolta verificare sarebbe anche molto semplice, quindi rispetto al rapporto fra Fondo Monetario e Ungheria basta andare sul sito ufficiale del Fondo Monetario e vedere che non è che il Fondo Monetario se n'è andato, non è che l'Ungheria ha tagliato tutti i rapporti, ma che tutto sommato una relazione ancora c'è, però è fatta di misure, diciamo, e di contrappesi diversi. Girava la notizia che avevano estinto il debito eccetera eccetera, insomma. No, allora, vale un po' il discorso dell'Islanda. Anche sull'Islanda si era detto la stessa cosa, ovvero l'Islanda finalmente, l'esempio, caccia il fondo monetario, salda il suo debito e caccia il fondo monetario. Ora, se andate sul sito del Fondo Monetario Internazionale, invece vedete il piano di rientro dell'Islanda, che è ancora attivo, ancora operativo, quindi purtroppo l'informazione è stata mistificata, ovvero in taluni casi reagire nei confronti del Fondo Monetario Internazionale piuttosto che della BCE o della Commissione Europea significa anche avere appunto gli attributi per dire no, io non mi piego ad un vostro memorandum d'intesa,
cosa peraltro già imposta alla Grecia, alla Spagna, al Portogallo, all'Irlanda, e grazie al MES, Meccanismo Europeo di Stabilità, anche a Cipro, che è l'attore principale, come ho specificato poi nel libro. Ecco, l'Ungheria si rifiuta di finire prigioniera, di finire in scacco di queste istituzioni e definisce un proprio percorso di rientro del debito, quello che dovrebbe fare uno Stato sovrano, cioè valutare quali sono le condizioni oggettive dei propri cittadini, la tenuta del paese stesso, e valutare un percorso che gli consenta, in maniera diciamo più o meno accelerata, in base a quelle che, quelle che sono le possibilità delle condizioni di fatto, di rientrare del debito. Ripeto, ammesso il fatto che noi continuiamo a parlare, lo sto facendo anch'io in questo momento, accettando le categorie di pensiero di questo stesso sistema, ovvero un sistema che considera il debito come uno di quegli elementi vincolanti, uno di quegli elementi da cappio alla gola, quando invece basterebbe avere una moneta sovrana di proprietà del popolo, di proprietà dei cittadini, che il concetto stesso di debito perderebbe senso nell'ottica di come lo intende questo sistema. Ma per restare all'Ungheria, così cioè concludo la risposta, che era un pochino articolata. L'Ungheria si trovava anche in una posizione molto particolare rispetto allo stesso meccanismo europeo di stabilità, che non ha accettato, e rispetto anche all'euro, alla moneta unica. Insomma, i paesi che tutto sommato fanno parte dell'Unione Europea, ma che in un qualche modo non hanno già introdotto l'euro e tutto, come dire, quell'orpello di meccanismi, quel porcile di sigle che invece ci sta facendo prigioniere, hanno comunque piccole leve, piccolissime, ma comunque ce le hanno in più rispetto a noi. Noi oramai abbiamo consegnato polsi, mani, braccio, cioè per intero il popolo italiano è stato consegnato come bottino di guerra economico-finanziaria a questa istituzione europea, a differenza dell'Ungheria, dove peraltro il governo è stato immediatamente accusato di essere fascista, di essere nazista, di essere nandetti di tutti i colori, per il semplice fatto che osava alzare la testa e dire no, non ho intenzione di finire prigioniero di questa dittatura. Ma ce l'hai il tuo libro sotto mano? Riesco a recuperarlo, se mi dai un secondo lo recupero. Puoi dire un po' di marketing, dai. dai, ma non era bello, ci dobbiamo fare una chiacchierata, mi sembrava tipo pubblicità. No, arrivo subito. Lo pretendo. Paramonia Benigni. Rieccomi qui. Ed ecco qui l'ultima fatica. Aspetta, che c'è anche il contrasto della computer. Liberarsi dalla dittatura europea di Monia Benigni. È la tua ultima fatica, che io consiglio. Non proprio, la penultima. Lo so, ormai sei diventata una scrittrice. Ho cambiato genere per l'ultimo. Per l'ultimo proprio cambio genere, anche se c'è un sottile filo che li unisce. Ma vedi, oggi proprio parlando con un amico comune, Elia Menda, io, perché tu devi sapere che forse l'immagine che diamo è che siamo sempre concordi, allineati, invece certe volte ci scorniamo non poco. E oggi, ma come giusto che sia, cioè non si può essere, come dire, appiattiti, se no. No, ma sempre con grande civiltà, con grande rispetto e con grande amicizia, ci mancherebbe. No, però lui oggi mi ha fatto notare una cosa, no? Siccome abbiamo visto un'intervista di Povia, il quale è uno dei pochi cantanti che ha cominciato a capire, e grazie a questo l'hanno tagliato fuori dai circuiti, allora esatto. Dice, guarda, mi faccio le canzoni io, le incido e gliele vendo a uno da casa mia, cioè salta la linea di distribuzione, perché io gli ho detto circuito alternativo. Allora Elia mi ha alzato la voce e mi ha detto, perché circuito alternativo? Deve essere un qualche cosa di nuovo e nostro. Se noi diamo l'idea che è sempre qualcosa di alternativo, significa che diamo per buono il primo circuito. E sì.
mi ha fatto riflettere su sta cosa. Allora io dico, anziché di prendere quella carta igienica che scrive Bruno Vespa, che scrivono altri, comprare il libro di Monia Bennini. Oh, che spot, poi te lo dovevo. Adesso arriva la domanda cattiva, l'ultima domanda cattiva. Vediamo, mi devo reggere. No. Allora, vediamo come riesco a formularla per manifestare il mio pensiero. Nel vostro movimento, voi, uno dei vostri punti cardine è la democrazia diretta. Ora, tu sai che invece noi, pur parlandone, spesso diciamo cozziamo su alcune cose. Allora io volevo farti delle domande. 60 anni di democrazia in Italia, dove ci hanno portato? Allora, non sono 60 anni di democrazia, sono 60 anni di falsa democrazia. Abbiamo avuto l'impressione di poter in un qualche modo rispondere all'articolo 1 della Costituzione, al fatto che la sovranità ci appartiene, cioè appartiene ai cittadini, appartiene al popolo, quando invece così non è. Anche con un sistema elettorale basato sulle preferenze piuttosto che sul porcellum attuale con liste bloccate senza possibilità di preferenza, di fatto erano i vertici di partito, erano i grossi blocchi ideologici prima e poi ora le oligarchie, i pochi vertici di partito che decidono fondamentalmente programmi, candidature, personaggi e non solo, cioè fanno il bello e il cattivo tempo. E l'unica facoltà che c'è rimasta è quella appunto ogni tanto, di norma ogni 5 anni, qualche volta più spesso se ci sono delle crisi di governo, di andare a mettere quella famosa croce sul foglio. Ma 60 anni di questa finta democrazia ci hanno, come dire, manipolato al punto tale che una delle prime cose che siamo pronti a fare è delegare ogni tipo di responsabilità. Difficilmente ci si mette in prima persona, perché comunque significa sforzarsi, fare la fatica di diventare protagonisti nel bene o nel male, perché ogni volta che si fa una scelta si rischiano errori, ma se non altro ci si muove, non si sta a guardare invendo, criticando contro qualcun altro. Però di fatto deleghiamo ad altri, cioè scarichiamo facilmente ogni responsabilità, preferiamo, come dire, la pappa pronta e amiamo terribilmente le divisioni e le frammentazioni, per cui effettivamente diventa più facile imporre ad ogni costo un punto o due punti rispetto a tutti gli altri e poi dire non ce la facciamo perché loro non ci hanno voluto stare su questo, su quell'altro, su quest'altro. Quando invece magari anziché fare il distinguo su un punto o due, si potrebbe proprio fare comunanza, comunione di intenti su quel punto o due, ovvero trovare un progetto cardine che possa basarsi anche semplicemente sulla parola sovranità, tanto per intenderci, per essere un pochino più concreta e meno teorica, sul discorso delle sovranità che possono essere declinate sotto ogni singolo aspetto, da quello monetario a quello alimentare piuttosto che farmaceutico, passando per il nazionale, insomma, per tutto quanto, anche per la sovranità proprio individuale, tanto per intenderci, e vedere di costruire qualche cosa attorno a questo. L'esperienza che mi sono fatta... Ferma. Perché confesso che adesso userò un po' di tecniche per tentare di metterti in difficoltà. Stavi un po' deviando. Io ti ho detto 60 anni di democrazia dove ci hanno portato. Allora intanto infilo un'altra domanda. Tra la tua tra virgolette democrazia diretta e la democrazia diretta di Grillo c'è una differenza? Nella pratica, nel senso che la la democrazia diretta di Grillo, e ci tengo a precisare di Grillo e non di diversi gruppi alla base, poi se vuoi ti specifico questa cosa,
È una democrazia diretta che viene utilizzata e praticata e che ha portato tanto consenso al Movimento 5 Stelle, ma che di fatto è mediata attraverso degli strumenti o dei personaggi che gestiscono il movimento, e questo è innegabile, l'abbiamo visto ad esempio con le candidature presidenziali, l'abbiamo visto anche in altre case per quanto riguarda espulsioni e quant'altro. Ma ciò non toglie che comunque è stato un passo positivo rispetto, come dire, al deserto dove eravamo prima. A livello di base invece vedo diversi gruppi che sono disponibilissimi a mettersi in gioco e che credono in una democrazia diretta esattamente come la intendo io. Diciamo che per la democrazia... Fermati, te l'ho detto, ti devo mettere in difficoltà. So che non ci riuscirò. Vai tranquillo. So che non ci riuscirò, ma ti devo mettere in difficoltà. Però almeno te lo dichiaro. Ok. Vabbè, noi italiani, naturalmente non tutti, siamo corrompibili, riusciamo a guastare anche le cose belle, eccetera, eccetera. Ma c'è una democrazia nel mondo, secondo te? E ti prego, non mi citare la Svizzera, te lo prego proprio, per favore, non mi citare la Svizzera. C'è una democrazia nel mondo, secondo te, che funziona? Allora, il concetto di... In cui non abbiano messo mano i loro signori, e perché, anzi no, questa te la faccio dopo, cioè te la faccio subito ma mi rispondi dopo. E perché stranamente loro signori, che tu chiami Israele, eccetera eccetera, come mai loro signori sono fissati solo con le tra virgolette dittature, e invece le democrazie gli stanno bene? Mi rispondi a queste due domande. Allora, per quanto riguarda le democrazie che funzionano, toglierei il democrazie funzionanti. Beh, è un discorso lungo e vorrei restare sul pezzo come dici tu, ma ci sono tanti di filosofi, analisti che spiegano che il concetto di democrazia in quanto tale è utopico, difficilmente realizzabile, che contrasta con la nascita stessa, ma comunque una parte rispetto all'altra. Lo sai che comincia a piacermi? Vai avanti. Però di fatto una democrazia diretta, concreta, realizzata e al governo, tanto per intenderci, quindi che sia il governo dei cittadini, non esiste, perché è sempre filtrata attraverso, nel migliore dei casi, degli strumenti di democrazia rappresentativa, oppure è stata, come il caso dell'Islanda, diciamolo pure, mistificata, cioè c'è stata una partecipazione popolare, ma di fatto poi le elezioni hanno dato un esito diverso. Ferma. Ti posso fare... Sì? Fermati, fin qui ti ho portato dove io volevo, ma non perché tu restavi, perché volevo portarti in questa... ma perché hai risposto di tua intenzione, ma era qui. Perfetto, allora non ci sono democrazie che funzionano, o quantomeno non ci sono democrazie perfette. Perfette, quantomeno sono tutte perfettibili, ma su questo voglio dire, libri a iosa, eccetera eccetera. Ora la mia domanda è la seguente: nella democrazia diretta, io ho contestato un video a Grillo in maniera anche, non dico pesante ma severa, in cui lui a un certo punto dice: questi argomenti il popolo non li può capire. Si parlava proprio della teoria auritiana, eccetera eccetera. Ora, se dobbiamo ragionare sulle staminali, se dobbiamo ragionare sull'eutanasia, se dobbiamo ragionare sulla fissione nucleare, e potrei farti l'elenco che non finisce più, no? Dovremmo essere tutti Carlo Rubbia, sì, Montalcini, Einstein, tutti 57 milioni dovremmo avere una laurea in fisica, dopodiché saremmo pronti, no, a votare sì o no con la democrazia diretta. Ti risulta che è un qualche cosa di percorribile, di pragmatico questo? Oppure la mediazione nella manipolazione del gruppo c'è, ci sarà e ci sarà sempre? Allora, non anche da questo punto di vista i libri si sprecano, però nella legge dei grandi numeri non è tanto una mediazione della manipolazione quanto una legge dei numeri.
ovvero una sorta di maggioranza moderata che ha il sopravvento rispetto a chi ha meno moderata informata, rispetto a chi magari agisce più a livello impulsivo o stravagante, dotato di minore informazione, quindi ha accesso ad un minor quantitativo di informazioni. Anche la democrazia diretta, così come ad esempio la penso io, questa è la differenza fra me e quella che può essere quella del 5 Stelle, è come dire, uno strumento e non un fine, è uno strumento perfettibile, nel senso che è modificabile e che induce e costringe comunque le persone ad informarsi sempre di più, e comunque a fare un percorso, è un percorso, non è un fine. È il tentativo di mettere alla pari persone che possono decidere, persone che, ahimè, possono saperne a pacchi, come possono essere totalmente ignoranti. Se mi metti a parlare, che so, di medicina quantistica, io sono uno zero, e ci possono essere tante persone invece che sono molto più informate. Quindi è chiaro che il tipo di votazione eventuale che potrei fare io su un tipo di proposta è una votazione meno informata di quanto non possa avvenire con una, come dire, chi sta studiando, chi sta seguendo. Posso tentare di riassumere? Sì. Cioè tu dici, su certe cose possiamo ragionare in termini di media mediata, per fare una sintesi, sì, c'è okay. Una informazione che può raggiungere tutti, e quella magari si può fare una volta. Su altre, invece, qualcuno si deve fedare a scatola chiusa. Mi stai dicendo questo? No, non, assolutamente non fidare a scatola chiusa, anzi, quanto dicevo prima, va nella direzione opposta. Deve intraprendere un percorso di conoscenza e di consapevolezza che non sarà mai a livello... Tu dici deve intraprendere un percorso di conoscenza, e su questo con me sfondi una porta aperta. Non a caso ci chiamiamo, ci chiamiamo Accademia, però voglio dire, qui c'è, ci sono due cose contrapposte, no? C'è il metodo sovietico, che sì, è inutile che te lo ricordo, dove io Stato ti impongo che ti devo educare come certo, tu devi vivere, e c'è il metodo neoliberista americano che dici, ma sì, cresci come vuoi, poi se ce la fai, quel che sarà, essere competitivo, eccetera eccetera. Ora, la sintesi tra questi due, o comunque una terza via, sarebbe quella di responsabilizzare, ma lo devi educare alla responsabilità. Non ci, sì, vedi, non ci vedi un qualche cosa che non torna in tutto questo? Cioè, non so se ho espresso il mio pensiero. Cioè, tu state, tu mi stai dicendo, per raggiungere la democrazia diretta tu devi partire con un percorso per cui ti devi informare sempre di più. Ma se io dalla mattina alla sera mi vedo amici, poi mi vedo quelli che litigano lì, che non so come si chiamano, poi me vado in discoteca, come si fa a raggiungere questa democrazia diretta? Allora, stiamo contrapponendo fasi diverse, soprattutto situazioni diverse. Per il compimento di una democrazia diretta serve ovviamente un sistema diverso. Tu prima dicevi devi educare a, come dire, informarsi, a conoscere. Ora, siccome una persona si può solamente autoattivare e non c'è imposizione possibile che possa arrivare da fuori, perché in un qualche modo possa accendere, come dire, i neuroni o il desiderio di sapere, di conoscere, il processo di autoattivazione non può esserci imponendo qualche cosa. Però è la situazione, lo stato di cose che può imporre, ovvero se io, vuoi per la crisi, vuoi per la situazione politica, vuoi per le difficoltà familiare, mi trovo, come dire, ad annaspare con l'acqua che mi supera la bocca e il naso, devo per forza imparare a nuotare. Non è detto che le prime bracciate saranno vigorose, sarò in grado di fare una vasca stile libero, dovrò in un qualche modo galleggiare e quindi raccogliere quel minimo di informazioni che mi permettono di capire che cosa sta succedendo, se no è chiaro che io sono sopraffatto. Fermati. E quindi è chiaro che la democrazia diretta da questo punto di vista non potrà esserci per persone di questo tipo. Però devo dire che stai tenendo testa e veramente mi fa onore. anche se ho lasciato passare qualche affermazione. Però sai benissimo che l'economia e tutto quello che ci sta succedendo c'ha dei ritmi e dei tempi pazzeschi.
Cioè, non è che rapidissimi. Non è che il Fondo Monetario, se deve fare qualche cosa, la BCE, una banca, per fare tutta la catena, no? WTO, il MES, il Fiscal Compact, se loro, tra virgolette, vogliono fare una cosa e decidono di farla, la fanno. Non è che assolutamente ieri la fanno ieri. Ci riuniamo il Fondo Monetario, alziamo la mano, facciamo democrazia, la fanno, punto. Cercare di aumentare la consapevolezza nel popolo e avere gli stessi tempi di risposta a quello che loro fanno non è un po' utopico? Sì, non è prevedibile, è chiaro che sono due velocità diverse, ma che alternativa c'è? Che alternativa c'è a quella che è l'unico tipo di rivoluzione profonda che può creare un altro sistema? Perché se cerchiamo di cambiarlo... Io non volevo una risposta, volevo che tu arrivava a questa domanda e basta, e ti ci ho portato. No, però te l'avevo premesso che avrei... No, nel senso, è stato invece chiarissimo la tua esposizione e a grandi linee posso dirti che sono d'accordo con te. Magari trovo difficoltà a vedere una risposta, cioè qui c'è gente che si suicida, c'è gente che chiude le imprese, c'è gente che muore e secondo me andrà peggio. Allora, fermo restando tutto il cammino che tu hai detto che è sacrosanto e non si discute, probabilmente ci vuole un metodo diverso che appena io penso di dirlo verrei subito tacciato di non so che cosa, però purtroppo è per il bene, non so se mi spiego, no? Per il bene, perché io purtroppo mi occupo anche di sicurezza nella vita professionale, no? E in sicurezza, quando si è in emergenza, cioè quando c'hai il morto, quando c'hai un soccorso da fare, non è che dici aspettiamo, c'è da andare a soccorrere quello, siamo in tre soccorritori, alziamo la mano, facciamo la votazione e vediamo chi ci va. Non esiste, non so se mi spiego, ci sono procedure rapide che tu devi fare dove la sicurezza, l'intervento si fa con i numeri, non si fa con le emozioni, non si fa con la democrazia. Ma questo nulla toglie a un contenitore che è stato falsato, chiamato democrazia, che comunque va riempito di nuovi contenuti, di civiltà. E di un nuovo significato. Esatto. Non è solo una questione di contenuti, ma anche proprio di significato. Ma nel frattempo, con il discorso meritocratico, cioè, per dirtela tutta, a me il discorso uno vale uno, mi fa ridere. Uno vale uno, non può valere uno, perché io non mi faccio mettere le mani, se mi devo operare al cuore, non mi faccio mettere le mani, uno vale uno, se possibile scelgo il miglior primario, tu che dici? E questo deve valere anche per il governo di un paese. La meritocrazia, non può esistere un qualche cosa di diverso, soprattutto se si lavora in emergenza. Naturalmente tutto questo l'ho detto io, non l'hai detto tu, non ti preoccupare, va bene? No, ma tranquillissimo, oggettivamente c'è questa situazione d'emergenza che richiederebbe, come dire, terapie d'urto. Il problema è diplomatica. No, il problema è che non giriamoci attorno e il rischio è che se si instaura quella che può essere una dittatura, per quanto illuminata con la I minuscola, sottolineiamolo più volte, insomma, che può partire in un determinato modo, non si sa come va a finire, oppure c'è il rischio che ci siano, tra virgolette, dittature diverse che in un qualche modo vogliono prendere sopravvento e che si arrivi in un clima da vera e propria guerra civile. Come dire, le avvisaglie girando per il territorio si avvertono, si percepiscono, quindi forse puoi dire anche in maniera utopica, preferisco pensare che esista ancora una soluzione di carattere democratico, di una democrazia nuova, fattiva e non semplicemente paravento, che può essere praticata, perché di fatto non è mai stato fatto.
Cioè, non esistono esempi da dire l'ha funzionato, l'ha non ha funzionato. No, io ho un'idea diversa della democrazia, però in questo contesto non voglio forzare, no, nel senso che questo concetto è stato è stato usato troppo dalla propaganda per fare altro. Guarda, è un po' come i diritti umani. Allora io preferisco, è un po' come l'espressione. Allora io preferisco usare tutto ciò che è sinonimo, ma mai questo termine, perché questo per me è diventato un oppio dei popoli. Io preferisco, perché sotto il nome di democrazia sta passando anche la guerra contro Assad. Allora, certo. Allora sì, io preferisco parlare di civiltà, di sovranità, di diritti, di tutto, ma mai usare questo termine. Guarda, è quasi una sfida che sto facendo con me stesso, ma proprio perché ormai è una droga e loro la stanno usando come una droga. Tu poco poco dici, io sarei eterosessuale, posso dirlo che sono eterosessuale, non sei democratico, cioè siamo a questi livelli. Adesso io sono giocato, però sì, così è. Però è questa la situazione. Bene, Monia, abbiamo raggiunto l'ora di intervista. Io non so come ringraziarti, anzi sì, ti ringrazio. Sono io. Sono io che ringrazio te. Ma ci mancherebbe. Anche perché è stato un modo molto piacevole comunque di interloquire, anche se vogliamo di confrontarci, quindi grazie di cuore. Ma lo sai che non c'è problema. Io spero ci lasciamo con questo, almeno con questo auspicio. I movimenti sovranisti, il vostro, il nostro, ma anche tanti altri, secondo me sono maturati molto nel giro di 2 anni, 3 anni, insomma, forse, anche se potrebbe essere una via illusione, ci potrebbe essere una seria convergenza per poter fare qualche cosa. Almeno ce lo auspichiamo, va bene? Assolutamente sì, che sia di buon auspicio a tutti noi e per gli italiani soprattutto. Senti, io ti saluto come ci salutiamo noi di Accademia, quindi buona sovranità. Grazie, buona sovranità anche a tutti voi. Ciao.